Compiamo 14 anni e quest'anno abbiamo cercato di ampliare un po' l'offerta di prodotti, andando anche su, non solo sul commercio eco, che rimane l'ossatura della manifestazione, ma anche sul prodotto locale italiano e di cooperazione sociale. Quindi che cosa si può trovare di speciale? Ma si trovano, oltre a tutti i prodotti appunto del commercio ecosolidale, si trovano prodotti di filiera corta, chilometro zero, quindi salumi, formaggi delle produzioni vicino a Milano, oltre che prodotti dell'economia carceraria, cioè quelle cooperative che lavorano con il carcere e anche le cooperative che lavorano sui terreni confiscati alla mafia, quindi il marchio Liberaterra. La nostra cooperativa è una cooperativa che si occupa principalmente di inserimento lavorativo di persone appartenenti all'area dello svantaggio psichico. E tra le nostre varie attività abbiamo un laboratorio serigrafico e stampiamo e produciamo una linea di abbigliamento dedicata all'ospedale psichiatrico. Sicuramente una grandissima novità di quest'anno è questa linea di abbigliamento molto minimal, costituita da gonne, abiti e giacche, che sono state ideate dalla cooperativa Chico Mendes e sono state invece realizzate, quindi sia il progetto che poi la realizzazione finale, nella sartoria che è presente all'interno del carcere di Bollate. Questa sartoria è una sartoria gestita dalla cooperativa Lice, che è una cooperativa milanese che lavora con detenute ed ex detenute. Altra grandissima novità sono queste borse che provengono da una cooperativa che si chiama Cooperativa La Roccia, che lavora con giovani donne nel quartiere di Scampia a Napoli. Abbiamo conosciuto questa cooperativa l'anno scorso, abbiamo deciso appunto di proporre qua a Garabombo queste borse perché ci sembra importante, molto anche sì, giusto e qualificante il lavoro che fa questa cooperativa, che offre a queste giovani donne di un quartiere che sappiamo tutti molto difficile di Napoli, l'opportunità di crescere professionalmente e di avere un lavoro stabile.